Probabilmente la FIDAPA in collaborazione con l'assessorato alle politiche sociali. Poco fa abbiamo inaugurato un simbolo che è la panchina rossa, un monumento civile. Solo attraverso un gioco di squadra, attraverso un gioco di sinergie, di stessi obiettivi da raggiungere da parte delle famiglie, di tutte le istituzioni, mi riferisco alle scuole, mi riferisco alle istituzioni, alla politica, mi riferisco ancora ai centri anche antiviolenza che funzionano benissimo sul nostro territorio e questo è anche un momento. È stato anche un momento stasera di far conoscere l'operato del centro antiviolenza, dello sportello che noi ospitiamo qui a Castellabate, del piano di zona S8. Dicevo, solo attraverso un gioco di squadra in cui ognuno per la propria parte deve continuare a dire no alle violenze. Il Comune di Castellabate quest'anno ha patrocinato l'iniziativa della FIDAPA, sezione Castellabate, che ha voluto fortemente, insomma, a ricordare, commemorare questa giornata contro la violenza sulle donne, donando una panchina rossa da posizionare proprio, diciamo, al centro della frazione di Santa Maria. Il centro antiviolenza sì, è fortemente attivo con uno sportello sul territorio di Castellabate, nasce proprio dall'iniziativa di un progetto dell'ambito S8 del piano di zona di Vallo della Lucania, attraverso il quale il Comune di Castellabate beneficia di uno degli sportelli presenti all'interno dell'ambito. Rispetto alla popolazione, i casi di violenza denunciata e subita sono svariati, purtroppo. La possibilità di utilizzare gli sportelli presenti appunto sul territorio comunale, aperti il lunedì mattina, il martedì e il giovedì pomeriggio, chiaramente è possibile anche comunicare attraverso il numero ministeriale che è il 1522, che attraverso appunto le loro operatrici vi metteranno in contatto con il centro antiviolenza più vicino al vostro territorio. L'idea è nata perché la FIDAPA ha voluto dare un contributo tangibile contro appunto per partecipare a questa giornata contro la violenza sulle donne, quindi fornire una vicinanza che fosse veramente concretizzata attraverso la realizzazione di questa panchina rossa come punto di riflessione che è per dimostrare appunto la vicinanza di tutta l'associazione FIDAPA, come dicevo anche prima, per dire no alla violenza non soltanto il 25 novembre ma tutti i giorni. Questa panchina deve essere una panchina rossa per coloro che non potranno più sedersi su questa panchina, come simbolo del posto occupato. Questo posto deve essere occupato da quelle donne, quelle mamme, quelle figlie che non ci sono più. Non ci sono più perché vittime di un uomo che diceva di amarle, ma non era amore, ma era solo possesso.